La parola di Stella Marino, ex assessore all'ambiente di Roma Capitale, e quindi andiamo dai trasporti più sul versante dei rifiuti. A te, Stella. Sì. Salve, buonasera a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Io faccio la premessa, nel senso che rispetto a quello che mi sono segnata da poter, diciamo, affrontare in questi 8 minuti, poi ovviamente i dettagli, magari con un contributo scritto, funzionano meglio. In realtà volevo complimentarmi, insomma, è stato veramente illuminante, interessante il primo intervento dell'ex assessora Bria e fare una riflessione. Io ero all'università alla fine degli anni 90 in un dipartimento di urbanistica, quindi c'era il famoso modello di Barcellona del sindaco Maragall, e quindi Barcellona portata ad esempio come utilizzo positivo dell'occasione delle Olimpiadi, riqualificazione della città, quindi un modello da guardare, una città avanti. Adesso ci troviamo 20 anni dopo e noi eravamo un po' indietro, anche se era una fase però positiva della città di Roma. E adesso loro sono andati ulteriormente avanti, 20 anni dopo, e noi a volte mi sembra invece ci confrontiamo sempre con gli stessi problemi. Quindi questa è una constatazione un po' amara. Però anche questo fa parte della riflessione su i nodi che avvolgono la città e non le permettono di dipanare le potenzialità che secondo me ha. Allora io mi attengo ovviamente al documento fatto, perché credo sia importante la sedimentazione, la strutturazione diciamo, dei contenuti di una ricerca, sono importantissimi, quindi bisogna continuare a lavorare su quella traccia proposta. Io vado per flash su alcune questioni, in particolare, come è stato riportato da molti, forse evidentemente uno degli ambiti più interessanti è il tema di alcuni nodi che voi avete individuato e che sono assolutamente condivisibili. E in particolare, mi ha molto colpito, avete inserito il fatto che rendere efficiente la pubblica amministrazione è una cosa di sinistra, che sembra una cosa scontata. In realtà non lo è, non lo è a volte nemmeno, non è consapevolezza nemmeno per chi ci lavora dentro, e la macchina amministrativa è un elemento importantissimo per dare gambe e spazio alla progettualità tecnico-politica che si mette in campo. E quindi secondo me questo è un tema su cui continuare a battere e a lavorare. Poi ovviamente il fatto di aver individuato Roma come un nodo strutturale e tutto quello che poi anche Tocci nel suo libro riporta, cioè la necessità di riformare l'architettura istituzionale della capitale, sulla quale non mi dilungo perché sono abbastanza d'accordo con tutto quello che Walter ha scritto nel libro, però questo è un metaproblema, cioè qualcosa che attraversa tutti i temi e gli ambiti che stiamo affrontando, e se non affrontiamo quello e abbiamo armi spuntate anche su tutti gli altri settori, perché la capacità di governare ormai la complessità della città con gli strumenti quasi di un comune ordinario è diventata tale per cui, come io dico in modo così a mo' di battuta, può arrivare pure Superman, però la città non riesce a governarla con questi strumenti. E terza cosa interessante che è già uscita da altri interventi è la questione dei luoghi comuni da ribaltare. Anch'io sono molto d'accordo su quelli che sono stati enunciati nel documento, in particolare su due volevo soffermarmi. E sono importanti secondo me perché a volte il dibattito pubblico si concentra su questi luoghi comuni e prende percorsi che non sono fertili, invece in qualche modo deviano da alcune invece questioni di fondo della città, in particolare il tema della dicotomia tra gestione pubblica supposta inevitabilmente inefficiente e gestione privatistica. Io credo che il tema vero sia che questo sia appunto un falso tema, che questa contrapposizione non aiuti la riflessione sulla gestione e la governance della città, e che il tema invece è il governo pubblico dei servizi, distinto poi dal soggetto che in qualche modo li svolge questi servizi. E
E come io ricito sempre Walter nel libro, ma a me è più semplice, è già stato scritto molto lì, come hanno anche raccontato altri in altri interventi prima di me, il fatto che si confondano i piani tra il controllo e chi gestisce, che si confondano spesso perché sono lo stesso soggetto, cioè Roma Capitale è il proprietario di AMA e anche il soggetto con cui AMA il contratto di servizio, il che vuol dire che se Roma Capitale sanziona AMA, sanziona se stessa. E quindi qualcosa diciamo, non funziona in questo assetto, quello che tra l'altro viene chiamato la cattura del controllore. E quindi è evidente che il tema è la gestione del servizio. Io faccio esempio anche sul verde, che è un altro tema che ho seguito. Il tema non è pubblico-privato, il tema è l'ente pubblico ha la capacità da un lato di controllare eventualmente i propri dipendenti pubblici quando svolgono il servizio in house e dargli tutti gli strumenti per svolgere il servizio, e dall'altro è in grado di mettere su un ufficio direzione lavori come serve per controllare un appalto, cioè un'esternalizzazione. E io vi rispondo no, cioè in questo momento Roma Capitale non è in grado di farlo. Il tema è questo, quasi indipendentemente da chi poi svolga il servizio. E quindi questo è un tema secondo me centrale. L'altro tema in fondo è, ma soltanto perché sono particolarmente affezionata, la sostenibilità come vincolo, perché appunto io ho fatto studi di ingegneria ambientale e di urbanistica, e questa cosa che l'ambiente non è un vincolo ma un'opportunità era uno slogan, sì, appunto di fine anni 90. Spero che non siamo ancora a questo punto, purtroppo in certe fasi ancora sì, l'avrei detto così forse 3 settimane fa. Mi pare che ci sia stato a livello nazionale una specie di tsunami culturale, speriamo che poi lo diventi veramente nei gangli del paese, per ora soltanto come da un punto di vista di comunicazione e di assetto di governo, ma mi sembra che diciamo il tema della transizione ecologica e della coniugare ambiente e sviluppo e dello sviluppo sostenibile, tutto quello che chi si occupa di questi temi segue negli ultimi decenni, stia diventando anche un tema di dibattito pubblico. Quindi speriamo di superare, come dire, di percorrere la strada per superare questa dicotomia. E vado poi nello specifico, diciamo, di quello che mi riguarda di più, che è il tema dell'igiene urbana. E però hai un minuto. Vado velocemente, perché in realtà su quello poi nel dettaglio credo che sia meglio dare un contributo scritto. Io condivido molte delle cose che sono state dette, alcune cose vanno affinate, alcune cose vanno secondo me precisate, perché lasciano spazio a delle invece ambiguità. Conviene o no la raccolta differenziata è un tema dibattutissimo, e quindi i dati vanno valutati e presi in modo circostanziato. La necessità dell'impiantistica, quella ovviamente ormai credo ce ne siamo accorti tutti, non c'è bisogno di ripeterlo. Volevo però invece chiudere su due temi, su lato e poi sull'economia circolare. Sul lato, che non è stato chiamato come lato, ma è quello a cui faceva riferimento Spaziani, di cui io condivido praticamente tutto l'intervento, traduco per i non addetti, cioè la Regione Lazio è indietro sulla definizione, era indietro, adesso è normale da poco, sulla definizione degli ambiti territoriali ottimali. Tutte le regioni del centro-nord si sono attrezzate negli ultimi anni con la disposizione di norma sugli ambiti territoriali ottimali. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso di far salire di livello la regolazione dei servizi e quindi cambiare un po' le dinamiche, appunto quello di superare un po' quel nodo su gestione e rapporto del contratto di servizi e proprietà. E, legato a questo, che manca invece qui, al centro-nord si sono sviluppate appunto delle multi-utility che sono diventate dei player di livello regionale. Questo percorso non è avvenuto a Roma, non è avvenuto nel Lazio, e questo determina alcune carenze diciamo di presenza di operatori pubblico-privati, perché molte multi-utility del nord sono partecipate anche da tutti dai comuni, comunque dai soggetti pubblici, la carenza di operatori forti pubblico-privati in grado di gestire a livello regionale, perché è lì che si chiude il ciclo, è lì che c'è anche diciamo un equilibrio economico dell'impiantistica, a livello regionale l'impiantistica dei rifiuti.
E questo quindi, ad esempio, ha determinato, se ci fosse stato l'ATO provinciale, la gara per il servizio sarebbe salita di livello, sarebbe dovuta fare a livello provinciale e non, come abbiamo fatto noi poi nel 2015, con la, a livello comunale, e noi abbiamo fatto poi l'affidamento in house ad AMA. Finisco suggerendo un altro elemento di, secondo me, un altro tassello che va inserito in questa ricerca, e cioè la il gap che è legato alle specificità locali. Io sto facendo per lavoro cioè un lavoro sui temi dell'economia circolare, interfacciandomi con i funzionari e dirigenti delle regioni, e ovviamente l'economia circolare è solo l'ultima arrivata, diciamo, delle varie azioni legate a sviluppo sostenibile. E le regioni che sono più avanti, che hanno, diciamo, una strutturazione più all'avanguardia su tanti altri temi, le regioni quelle che vengono indicate come più avanzate, che non hanno quindi funzionari e dirigenti affannati nella difficoltà di rincorrere l'ordinario, cioè di gestire l'ordinario, ma erano avanti sui rifiuti 20 anni fa, erano avanti su il riciclo e il recupero 10 anni fa, ora sono ovviamente avanti anche sull'economia circolare, perché hanno un gap di capacità e di competenze e di spazio e tempo libero mentale per progettare il nuovo. Le regioni che sono in affanno, per cui i funzionari e i dirigenti sono impegnati sull'ordinario e non hanno tempi, modi, riforme, poi c'è stato il blocco del turnover, che adesso speriamo, diciamo, invece con lo sblocco di liberare, di avere altre risorse a pubblica amministrazione, che è indietro, rimane indietro, e anzi questo gap si allarga. Quindi questo credo sia necessario da affrontare come tema quando si parla di politiche pubbliche e di servizi pubblici. Grazie, grazie Stella.